È finita con la vittoria della Triestina sulla Ferrari Pisalò 2-0, questa gara di ritorno della semifinale. Dunque, Bruno Gasperutti, siamo in finale. Eh sì, è quello che ad inizio anno ci si auspicava arrivare fino in fondo. Le promesse di Milanese e di Biasin si sono avverate e siamo ad un passo dalla Serie B. Adesso bisogna avere anche un po' di fortuna, però la squadra ha risposto pienamente a quanto ci si aspettava ad inizio anno. Ecco, nei 180 minuti di questa doppia sfida con la Ferrari, Piglia Triestina ha fatto qualcosina in più. Sì, allora, all'andata io non ho visto la partita, premetto, quindi ho visto i filmati, ho visto le recensioni, i commenti, però al ritorno, così a prima vista, la Ferrari mi è sembrata una buonissima squadra, veramente una buona squadra, però la Triestina è un po' più compatta, la Triestina è un po' più solida in tutti i reparti. La Triestina ha molte più soluzioni rispetto alla Ferrari, e ciò non toglie al valore di questa squadra. Io ho visto il Pisa per televisione. Il Pisa sarà il nostro avversario, ovviamente. L'ho visto per televisione sia contro l'Arezzo sia contro il Carrarese. Sì, mi ha fatto una buona impressione, però la Triestina se la gioca pienamente, perché io penso che in questa Serie C poche squadre valgono la nostra. Ecco, con il rientro oggi in difesa di Capitan Lambrughi, appunto dietro, da ultimo uomo, e Coletti ha potuto tornare nel suo ruolo classico, insomma, a centrocampo, e dunque di questo la squadra ne ha giovato. Senz'altro, perché a Salò e Coletti dietro, con Coletti dietro abbiamo tolto un uomo a metà campo e hanno giocato Maracchi e Steffè e al momento in cui sono calati un po' fisicamente, anche perché erano fermi da un mese, non dimentichiamolo, questo è stato un handicap per la Triestina. E in quel momento, quando ci sarebbe voluto un uomo fresco, è mancato. E quindi Pavanelli ha fatto di necessità virtù. Oggi Coletti ha fatto una grande partita, come l'ha fatta Steffè, ma come direi, l'ha fatta. È brutto fare delle graduatorie, tutti quanti hanno dato il loro contributo, tutti hanno portato il loro mattoncino. Qualcuno di più, qualcuno meno, però sono stati veramente compatti, secondo me una grande squadra. Ecco, il trio d'attacco veramente eccellente, anche se magari a tratti chi prima uno dopo l'altro, questo Procaccio ha fatto una partitona e poi decisivo soprattutto Costantino perché ha aperto la sfida con il suo, si è procurato il rigore, lo ha trasformato e poi anche il solito Granocce che comunque gioca sempre per la squadra e nel finale ha trovato quel gran raddoppio. Sì, allora Costantino ha aperto le marcature con un'azione di furbizia, veramente. Ha anticipato il portiere su una palla sporca e si è procurato rigore, poi è andato a trasformarlo, che abbiamo visto a Salò non è sempre così semplice. Poi ha chiuso la partita praticamente con un gran assist per Granoce. Di Granoce io stravedo per Granoce perché fa un lavoro anche a volte oscuro che però per la squadra è importantissimo. Granoce lo si trova in tutte le parti del campo. Alla fine ha salvato anche su un corner, un cross basso, è stato lui a salvarlo davanti alla porta. Quindi è un uomo squadra veramente, perché dà vigore anche agli altri. E poi Procaccio, ecco, Procaccio oggi secondo me ha fatto la più bella partita dell'anno. Non ha sbagliato praticamente niente, ha fatto delle azioni con una personalità e una rapidità e un palleggio
da grande giocatore. Oggi mi è piaciuto tantissimo e se devo fare un elogio lo faccio a lui più di qualsiasi altro. Ecco, un'ultima battuta, stadio bellissimo e pubblico. Sì, allora lo stadio è meraviglioso, è uno stadio di livello altissimo. È un colpo d'occhio meraviglioso, come si entra dentro toglie il fiato, veramente è stato fatto un gioiellino. Il pubblico è stato eccezionale, cosa dire, questo è il pubblico di Trieste, oggi sono 8.951 mi hanno detto, quindi 9.000 spettatori, questo è il pubblico di Trieste, purtroppo. Questo pubblico lo abbiamo uno, due volte all'anno e anche no. E invece questa dovrebbe essere una media. E oltre a questo è stato un pubblico che ha trascinato la squadra dal primo all'ultimo minuto e traspira entusiasmo. Si vede che il pubblico vuole questa Serie B. E l'entusiasmo che ho visto alla fine quando hanno chiamato i ragazzi sotto la curva con Biasin che era quasi commosso con la sciarpa che sventolava la sciarpa, queste sono delle immagini bellissime e spero che abbiano una conclusione degna la prossima settimana.